E come ogni mese eccoci qui a discutere, a chiacchierare un po' dei nuovi giochi in arrivo su PlayStation Plus, tagli premium ed extra, nel mese di febbraio. Allora, sarà un mese, ragazzi, ve lo dico, molto interessante, specialmente per gli amanti di produzioni orientali, ma non solo, perché è veramente un bel catalogo. Io ho criticato in mille occasioni le scelte periodiche, questa volta mi sento di dire che sembra stiano facendo i passi nella giusta direzione, ne sono particolarmente felice. Comunque, tutti i giochi dal 20 febbraio, quindi manca poco, pochi giorni. E avrete l'imbarazzo della scelta. Allora, partiamo con il titolo di copertina, che è Need for Speed Unbound, che probabilmente è quello più fiacco della selezione. Infatti, trovo paradossale che si sia scelto di partire così. Però, un titolo che non conserva, permettetemi, il fascino dei precedenti, capito, della serie, né della serie in generale, non è da buttare. Vi ricorderete senz'altro la recensione pubblicata qui, però ha tanti punti non così luminosi che lo rendono un titolo rivolto in particolare agli appassionatissimissimi. Gli altri potranno sfruttare questa occasione, appunto, della sua passata sul Plus per giocarlo, però non è così rinunciabile, ecco, dal mio punto di vista. Discorso diverso per The Outer Worlds. Allora, qui parliamo di un gioco di ruolo targato Obsidian, che non rappresenta, secondo me, il punto più alto toccato da Obsidian negli anni, però è un'esperienza fantascientifica davvero molto divertente, complice anche un'ottima scrittura, che è un po' il tratto distintivo di Obsidian. È un gioco che vedrà impegnati, peraltro in questa edizione definitiva, diciamo che comprende tutti i contenuti, avrete davvero tanto da vedere, tanto da fare, tanto da scegliere, perché appunto è perfetto stile Obsidian, avrete anche l'occasione di intervenire ruolisticamente in più di un'occasione, per cui è un titolo da provare assolutamente, un titolo che tanti potrebbero aver mancato all'epoca del lancio, ma che adesso vale assolutamente la pena di recuperare. Tales of Arise, grande sorpresa di questo mese, onestamente, perché non è così vecchio. Tales of Arise, titolo meraviglioso, ennesimo capitolo della serie di Tales, che in questa iterazione ha toccato dei punti, secondo me, molto molto intriganti. E devo dire, peraltro, parliamo di un gioco che era uscito pochi anni fa e che aveva stupito tanto, sia per un discorso puramente ludico, ma anche per un discorso di scrittura, direzione artistica. È davvero una bella storia, se amate il genere potrebbe veramente soddisfarvi in pieno. E spero che tanti abbiano l'occasione di giocarlo, magari di scoprire anche la serie Tales, grazie a questa passata sul Plus, perché anche i precedenti capitoli hanno molto da dire, molto da dare. Poi c'è Valhalla, in questo periodo ricorre ossessivamente Valhalla, ne parliamo continuamente, vi ho già detto in tutte le salse quel che ne penso. Parliamo di un gioco che secondo me non è proprio il massimo da alcuni punti di vista. Diciamo che prende un periodo storico meraviglioso e a volte tende a ridurre un po' l'impatto che potrebbe avere a fronte di alcune scelte di design, secondo me, controproducenti, tipo quelle di rendere l'avventura vicina alle 100 ore. È un titolo comunque rivolto a appassionati del periodo storico, rivolto ad appassionati dell'ultima trilogia di Assassin's Creed, se non avete mai giocato appunto a Valhalla e magari avete apprezzato Origins e Odyssey, potreste veramente divertirvi. Però ecco, secondo me non è il miglior Assassin's Creed dell'ultimo periodo, degli ultimi anni. C'è di meglio. Poi, vabbè, collezione di Lego, Lego Wars. Molto, molto carino questo, se amate chiaramente il mondo Lego, così come Lego Jurassic World. Diciamo che tutto quello che risuona con Lego negli ultimi anni ha saputo imporsi a livelli piuttosto alti. Chiaramente con il target di riferimento di queste produzioni, ma se rientrate nel target, se vi piacciono le esperienze un po' leggere, ma mai banali. Questi sono due giochi molto diversi perché uno è basato sulla creazione, l'altro sull'interpretazione di una storia chiaramente ben nota a tutti. Però ecco, sono due titoli secondo me molto interessanti che potrebbero esservi sfuggiti. Come vi dico sempre, i giochi più belli da trovare in un servizio in abbonamento sono quelli che tendenzialmente non compreremmo normalmente, ma che magari vorremmo provare. Ecco, questi secondo me rientrano precisi nella categoria. Poi, Rogue Book, io non l'ho giocato. Allora, qui si parla di un deck builder roguelike che mi intriga parecchio. Sapete bene che io, insomma, tutti quelli che hanno il deck building come meccanica li guardo con una certa curiosità. Questo dovrebbe essere molto interessante, approfitterò io in primis per provarlo. E poi c'è Rogue Lords, qui parliamo sempre di un gioco roguelike, ma non con
carte e mazzi, ma in maniera molto più classica, ambientato in un contesto fantasy gotico. È un gioco particolare, diciamo che in termini di direzione artistica non mi fa impazzire, ma le meccaniche di gioco, quelle sì, quelle funzionano con combattimenti a turno. Insomma, starete vedendo come al solito un trailer che vi possa accompagnare lungo le mie parole, ma è un titolo che al di là di questa componente stilistica, che non incontra il mio gusto, ma che non posso definire come brutto in senso assoluto, nasconde un concept molto intrigante, se amate chiaramente il genere. Poi abbiamo Tales of Zestiria, un titolo che ha qualche anno sulle spalle, ma che ancora oggi ha molto da dire. All'epoca del suo debutto fu veramente meraviglioso, e in questo caso, pur essendo passati diversi anni, credo che gli appassionati di action RPG troveranno più di qualcosa in grado di soddisfare il loro palato così esigente a volte. Ma diciamo che qui narrativamente hanno fatto un lavoro straordinario, storia bellissima, raccontata anche in maniera delicata ma non banale, mi viene da dire anche in questo caso. Provatelo. Sono prodotti che in Occidente a volte non hanno il giusto seguito, la giusta popolarità, un po' come si diceva di Yakuza fino a qualche anno fa, ma che ne meriterebbero di più, veramente ne meriterebbero di più. Poi ragazzi, andiamo sui giochi classici, questi rivolti appunto al premium, che è il taglio più costoso. Ragazzi, ci sta Resistance Retribution. Allora, è il capitolo che nacque su PSP, ma il solo fatto che si parli di Resistance mi riempie di gioia. Che sia il preludio a qualcosa di... magari fosse. Sapete bene che amore io abbia per il brand di Resistance. Allora, all'epoca su PSP era una bomba. Ora, io è da quel dì che non ci gioco, per cui non so dirvi quanto e come sia invecchiato, però me lo ricordo veramente figo. Per quanto chiaramente i capitoli ufficiali, quelli canonici, fossero più d'impatto, però... provatelo, non sia mai che vedendo un po' di interesse nei confronti di Resistance a Sony gli scatti, no? Poi Jet Rider 2, qui parliamo di un titolo piuttosto vecchiotto dell'era PS1, Tales of Symphonia, oggi è il periodo dei Tales in versione remastered, anche qui è un Tales piuttosto vecchio, chiaramente. Però, qualora dovessero piacervi i vari Tales di cui abbiamo già parlato, io un'occhiatina gliela darei, fossi in voi, esattamente come Tales of Vesperia. Questo me lo ricordo bene perché uscì all'epoca, insomma, di PS3 e di Xbox 360. Lo ricordo con grande piacere perché era una bella storia, non tra le mie preferite dei vari Tales, però devo dirvi che in generale, diciamo che porta con sé tutto ciò che ha sempre reso i Tales così belli. Cioè un cast di personaggi a cui inevitabilmente ci si affeziona tanto, una bella storia che li vede protagonisti e tanti combattimenti a tratti anche piuttosto impegnativi per arrivare alla fine dell'avventura. Per cui è un mese che soddisferà secondo me in pienissimo gli appassionati di produzioni orientali che magari volessero recuperarsi qualcosa che in passato gli potrebbe essere sfuggito, però ecco, date un'occhiata un po' a tutto, perché è un bel mese, anche questo Rockbook, io l'ho sentito parlare benissimo, pur non avendolo provato in prima persona. Rock Lords è molto carino se si passa oltre una componente tecnica, che secondo me non è proprio tra le migliori, e in generale ci sono diversi prodotti che secondo me meritano attenzione, di Outer Worlds su tutti. Ragazzi, a questo punto la palla passa a voi come ogni mese, fatemi sapere nei commenti quello che preferireste giocare, quello che consigliereste agli altri, quello che sconsigliereste a eventuali giocatori in cerca di consigli, e noi ci vediamo il mese prossimo, chiaramente come al solito, per parlare di quelle che saranno le novità di marzo, sperando in un mese all'altezza di questo.